Buon pomeriggio a tutti dal CSBNO e da Percorrendo l'Arte. Questo pomeriggio, in questa terza puntata sulla Reggia di Caserta, parleremo del cannocchiale e della Cappella Palatina. Il cannocchiale, in sostanza, è il grande tunnel che attraversa la Reggia e che comunque costituisce anche questo un'innovazione architettonica nella progettualità del palazzo. Vanvitelli fa attraversare i 190 metri di profondità della Reggia da questo grande corridoio, possiamo definirlo, a tre navate, quella centrale che viene proprio percorsa dalle carrozze e due navate laterali per i pedoni. Aveva pensato proprio a tutto. Ma la cosa straordinaria è che questo attraversamento del palazzo è un accorgimento prospettico. Collega il lungo viale d'accesso che viene da Napoli al grande parco che è appunto lungo 3 km con tutta quella sequela di fontane, piscine e cascate. È qualcosa di veramente incredibile perché un viaggiatore che veniva da Napoli in una bella giornata bastava che mettesse fuori la testa dal finestrino per mettere a fuoco la prospettiva del parco con l'ultima fontana dalla quale sgorgava l'acqua a 3 km di distanza dalla facciata posteriore della Reggia. Altro capolavoro è la Cappella Palatina. Nell'immagine che segue voi vedrete quella di Versailles. Perché? Perché Carlo Borbone, che è pronipote di Luigi XIV, re di Francia, vuole legare la cappella, era un re molto cattolico, molto devoto, alla memoria del suo avo. E allora la progettualità di questa cappella si rifà alla stessa pianta della cappella della Reggia di Versailles. Ma Vanvitelli non è d'accordo. Pensate che in una lettera che scrive nel 1752 suo fratello, dice testualmente: "La cappella mia di Caserta certamente sarà il miglior pezzo e quella di Versailles è così cattiva, sproporzionata in tutto, quantunque piena di bronzi dorati, che assolutamente è una pessima cosa." In effetti, guardando la cappella francese, vediamo una ridondanza di pietra bianca e di ori e di bronzi dorati. Ma Vanvitelli, pur dovendosi assoggettare a ricopiarne la pianta, la migliora assolutamente. Guardate nell'immagine successiva, è una profusione di colore, non c'è quella freddezza cimiteriale che si poteva avvertire nella severa monumentalità francese. C'è luce, c'è tantissimo riverbero perché i marmi provengono anche questa volta, come per lo scalone, dalle migliori zone del regno. E quindi la cosa veramente strepitosa è che concepisce un edificio che in realtà è talmente bello, è talmente luminoso che non costituisce un'ambientazione sacra, è una suggestione di spiritualità nell'animo di chi entra. Come osserva una dama del Settecento, sembra forse di entrare in una sala da ballo piuttosto che nella casa del Signore. Le tende verdi che vedete in fondo, nella parte finale dell'abside, nascondono le spaziature che erano dedicate agli organi, due organi per due cori. Secondo la tradizione musicale italiana della Basilica di San Marco a Venezia, distrutti nel 1943 quando una bomba entrerà purtroppo all'interno di questo edificio, distruggendolo e incendiandolo. Nel restauro non sono state riempite le scheggiature delle colonne lasciate proprio in questa maniera a testimoniare lo scempio della guerra mondiale. Arrivederci a tutti, ci vediamo alla quarta puntata da CSBNO e Percorrendo l'Arte.